Non è voluto mancare nemmeno il sindaco di Perugia Andrea Romizzi alla festa organizzata dalla famiglia Lupatelli per il 50° anniversario dalla fondazione dell'azienda I Lupatelli, artigiani salumieri in Perugia, in via Leonardo da Vinci. Una ricorrenza importante, queste nozze d'oro tra clienti e azienda, che ha coinvolto titolari, Giancarlo, la moglie di Nella, i figli Luca, Monia e Roberto, tutti i collaboratori, i fornitori e ovviamente la clientela. Oggi più che mai, sia nella città ma anche nel mondo un po' produttivo, quello di cui noi abbiamo bisogno sono gli esempi. Esempi di persone che la mattina si alzano anche ad un'ora abbastanza presto e si fanno insomma il mazzo, come si dice, scusate, in maniera non molto elegante, e lo fanno per loro, per la propria famiglia e per i dipendenti, e anche ovviamente soprattutto per i clienti, perché a me quello che ha colpito è vedere così tanti cittadini che sono accorsi qua a festeggiare con voi questo momento. Noi è un grande orgoglio. Questo però vuol dire che davvero vi è un pezzo di città che vi vuole un gran bene, quindi credo che davvero da questo punto di vista rappresentiate come realtà aziendale un buon pezzo di mondo che lavora in maniera sana e che ha saputo crescere negli anni. Questa è un'altra particolarità che purtroppo non sempre riscontriamo, quella di durare nel tempo mantenendo questi valori così saldi. Allora, tu hai parlato di considerazione da parte del pubblico, insomma, dei clienti, eccetera, ma è stimato anche dai dipendenti. I dipendenti mi hanno così fatto partecipe di una iniziativa che adesso la riveliamo anche a lui, e la presenza tua è più significativa ancora. È una targa che tutti i dipendenti hanno voluto consegnare. Conosco rude nel lavoro, serio, no? E invece che da piagne, com'è sta storia? Giancarlo Lupatelli, numero uno nella vita e nel lavoro. Hai raggiunto una meta importante, ma il traguardo è ancora lontano. I tuoi collaboratori. Loro già sono iscritti, ai cent'anni. Lo devo anche a mia moglie. Questo è una cosa che dico forte. Non solo ai dipendenti, ai miei figli e mia moglie.